Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale, finalmente con un nuovo Highlights assieme a Roma Crew, ma per il momento siamo assieme ad una persona che voi conoscete molto bene, ovvero Lelia Dani. Tu ti sei conosciuto ormai per Gianluca Benedetti, però loro ti conoscono per Rudy Zlatan, un impiccio clamoroso di alias Rudy Zlatan, ma Gianluca Benedetti. Pazzesco, cioè una confusione pazzesca. E che cosa faremo oggi? Quello che facciamo ogni volta che gioca la Roma, quindi vi racconteremo la partita meglio di come voi potreste vederla con Roma Crew e voi vedrete gli highlights del video. Gara, caro Gianluca, è importantissima, mentre guidiamo, cioè tu guidi o no. E quale migliore avversario delle buche di Roma? Esatto, che sono molto più potenti del Napoli. Vabbè, arriviamo in studio e poi ve la raccontiamo. Un bacione e forza Roma. Domenica 31 marzo 2019, sono le 15. Bentornati su Roma Crew per Roma-Napoli. Gara importantissima, partiti proprio con i gargarismi. Inizialmente io sono Federico Marconi e vado a presentare il mio parterre che sembra poco folto, ma in realtà tra poco si riempirà, perché accanto a me c'è un inedito in partita. Gianluca Benedetti, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Buonasera. Come intanto buonasera, scusate, PF, che siamo buonasera unito. A tutti, ce l'abbiamo fatta. Mazza, cavagnottella in bocca, manca a far così però. Ma è cominciata Roma-Napoli. L'attesa è finita. Oh, dovevi dirlo. Beh, certo. Poi fa dargli tanto tempo per ragionare, perché è una squadra molto tecnica, quindi ogni tanto sei costretto comunque ad andare a rubare i tempi ed attaccarli. E adesso attacca il Napoli pericolosamente con la palla interna per Milik, che la mette giù e calcia in porta. Napoli in vantaggio. Ma che gol ha fatto? Napoli in vantaggio, grandissimo gol di Arkadiusz Milik, che stoppa con il tacco e poi col mancino batte Olsen. Madonna. Non è nemmeno cominciata l'Olimpico, ma sono già avanti i partenopei. Vabbè, dai, l'importante è partire col piede giusto. Ecco, bene. Per come è messa anche fisicamente la Roma da inizio stagione, è difficile pareggiare i loro ritmi, quindi non è una sorpresa questa, come dicevi te, loro fanno questo da inizio stagione. E poi, rifacendomi anche alle statistiche, vorrei dire che la Roma dovrebbe sfruttare meglio quello che è la caratteristica che hai rispetto al Napoli, cioè la forza fisica. Ah, io pensavo fingiti morto. Intanto attenzione che Mertens parte in posizione regolare. Al centro c'è Verdi, arriva il pallone per Verdi. Olsen, ragazzi, non è finita perché c'è Mario Rui. Anzi, Fabian Ruiz che calcia addosso a Santon. Si salva la Roma. La squadra è già molto lunga in realtà. Qui Fabian Ruiz la difende con la suola, poi torna Santon, non riusciamo a portargliela via. Quindi palla dentro per gioco. Mertens, ragazzi, è regolare fino in fondo. Mertens al centro per Milik, 2-0. Ma raga, ma non è fuori gioco quello? Ma scusate, è Namo, manco esurta. Vediamo. Ai, ragazzi, era regolare. Vediamo Milik al centro. Forse Milik è al di là. Me lo auguro. Oddio, secondo me no. Dici? Però guarda la riga, eh. Ma la riga è fatta male. No, ma no, la riga è fatta male, no, ragazzi. No, è fatta male perché la coscia di Mertens va oltre. Dici? Sono sincero. Dai, che buona questa. Allarga, bravo Pennellone. Per Perotti, mezzo Nzonzi, sulla posizione di Kolarov che prova il taglio, Perotti sterza bene. Passa ancora Diego che vuole andare via, poi apre per Dzeko, no look, palla sul secondo palo verso Nzonzi, colpo di testa, poi Schick finisce di giù. Tacco, attenzione calcio, ragazzi, di rigore c'è e c'è. Calcio e vi dico rigore subito che c'è. Sì. Calcio di rigore con Schick che aveva saltato in anticipo Meret. Di tacco la voleva fare. Al recupero finito qui Nzonzi bene. C'è il tocco di mano. Anche fallo di mano. Arriva anche il maestro Idonio. C'è fallo di mano di Mario Rui. C'era comunque fallo di mano di Mario Rui, diciamo. Sì. E poi Schick, quasi. Quindi sono due rigori, sì. Uno d'accio, non è il dubbio. È pronto Perotti con il destro. Fischia Calvarese, va Perotti! C'è il pareggio della Roma! Spiazzato Meret, è 1-1. Non sbaglia mai il Monito. Grande rigore. Che rigore Diego Perotti, ragazzi. Palla da una parte, portiere dell'altra, come al solito, con una freddezza micidiale. Penso che il giocatore che stai più tranquillo al mondo quando va a tirare. Oddio, tranquillo è una parola che a me non piace particolarmente. Sereno. Ecco, stai sereno. E rientriamo in diretta per il secondo tempo di Roma-Napoli, 1-1 all'intervallo con il gol, diciamo all'alba del primo tempo e al tramonto del primo tempo, tornando a quello che ho detto prima, perché l'ha sbloccata Milik al secondo minuto con un grande gol e ha pareggiato sul rigore Diego Perotti al terzo di recupero. Lo diciamo dopo questa azione perché c'è Mertens che cercava Milik e non so perché non il tiro in porta, ma arriva Callejon che rimette dentro, il Napoli nuovamente in vantaggio, papera di Olsen. Che ha fatto qui Olsen? Ha bucato completamente. Qui ha bucato completamente. Che ha fatto qui Olsen, ragazzi? Si sono smolecolizzate le mani? Facciamo fatica a poter parlare. Non ci sono parole. Prendi un gol così dopo che sei riuscito a pareggiare la partita prima dell'intervallo ed era fondamentale. Olsen guarda cosa fa.
non solo devo raccontare una squadra che non gioca, ma devo raccontare anche una squadra che non fa tre passaggi di seguito. E poi addirittura la mette giù Fabian Ruiz, che vuole far ripartire i suoi. De Rossi interviene a vuoto, però, e quindi Fabian Ruiz riparte lo stesso. Al nono del secondo tempo, la corsa del numero 8 è un 4 contro 3 adesso. Palla in mezzo per Milik, anzi Verdi, che con il sinistro probabilmente chiude la partita. 3-1 per il Napoli. E tutto questo è imbarazzante. Un contropiede veramente, ragazzi, da scuola calcio. Da scuola calcio. Purtroppo io sta cosa l'avevo detta, ce la rivedo. Ce la rivedo quando c'è un errore di un compagno, un errore interno alla Roma. I compagni non danno una mano, non danno il fritto per tornare e recuperare la partita. Sai che si accasciano, che cioè lì De Rossi fa quell'errore, no? Vuole mettere il pallone fuori, sì. E in realtà lo mette sulla corsa, no? Però c'è lui lì e interviene su quel pallone, ma non ci deve stare lui. Che prova ancora triangolazioni, quindi Zonzi se la riprende bene usando anche il fisico. Ci sarebbe da servire però. No, tranquillo, va in mezzo, bravo. Cioè, regà, mannatevi una fanculo, va. Ma è una cosa proprio fuori. È una cosa proprio irritante, irritante. Dici, che facciamo? Ripartiamo, attacchiamo? No, non lo facciamo. Pennella all'interno dell'area, ha anticipato qui Koulibaly. Allontaniamo sto pallone, prova a farlo la Roma, male ancora, palla che resta viva per il Napoli con la conclusione respinta, poi ancora il gol da parte di Younes, 4-1 per il Napoli a 9 dalla fine. Fuori il gioco? Credo sia tutto regolare. Purtroppo è tutto vero. Ma più che altro leggo commenti, perché poi... No, è giusto anche leggerli. Su Pallotta, in questo caso che cosa c'entra Pallotta, ragazzi? Giusto per capire la vostra impressione. C'entra. Cioè, no, argomentiamo. Tanto da raccontare la partita non c'è nulla. Roma che prova ad attaccare, ma... Io rimango con la mia tu idea. Tu c'entra perché... Tu dici, intanto Under il campo è finito. Dici, Gianluca. Io rimango con la mia idea, perché secondo me quando fai un progetto tecnico lo devi portare avanti fino alla fine contro tutto e tutti. Invece quando sei... alla prima scricchiolo c'è, cioè uno da Londra o dal Sudafrica che ti dice caccialo via, e escono giornali che devi cacciare via. Si crea confusione a Roma, ci sono troppe teste che comandano, troppe persone che parlano, troppa confusione. E poi questo è quello che si crea, perché poi noi ci dimentichiamo che questo è materiale umano, non è FIFA. Cioè Zonzi c'ha una testa, anche se si sta comportando da sega, da pippa in campo. Quello è assolutamente vero, è oggettivo. Però lui ha una testa, va a casa, c'ha dei sentimenti, pensa, ragiona, ascolta. Tre gol sopra e fischia e Namo sta a fare ridicolo pure quest'altro. Finisce qui col Napoli che batte la Roma all'Olimpico 4-1. E confermiamo quello che abbiamo detto la settimana scorsa, due settimane fa, anzi, contro la SPAL, a maggior ragione lo riconfermiamo oggi. Una Roma che non è squadra, una Roma che non può ambire a nulla. E quindi non facciamo per favore mai più discorsi di qualsiasi tipo, almeno per questa stagione.